Buongiorno, allora continuiamo le presentazioni dei nuovi arrivati, Luca Coccolo e Saber, che sono due giocatori voluti dal Cesena sotto indicazione del mister. Come diciamo sempre, il nostro progetto è valutato molto anche dalle indicazioni dell'allenatore. Saber lo conosciamo per quello che ha fatto e per quello che farà anche nel Cesena, perché è un profilo importante per la categoria, per come si pone in campo. Perciò il mister ha dato delle indicazioni e noi abbiamo cercato di accontentarlo e portarlo a Cesena. Ci siamo riusciti anche perché il giocatore voleva venire a Cesena, ed è quando è così è tutto più facile anche per gli addetti ai lavori. Luca è arrivato dopo, però anche lui sotto indicazioni del mister per il ruolo che ha. Ci serviva un giocatore da quella parte lì, a sinistra, col piede sinistro. Le indicazioni hanno dato conforto nella scelta di Coccolo. Parlando con la Juve, anche loro sono stati molto molto, ce l'hanno dato molto ben volentieri a farlo venire a giocare qui a Cesena. Siamo riusciti a portarlo subito e questo per noi è stato un bel acquisto. Del resto le domande è meglio che le fate a lui, perché sono qui per parlare e presentarsi. Grazie. Allora, cominciamo dal periodo prima. Bene. Sabe. Scambiate, grazie. Bentrovato Luca Alberto Montanari, Corriere Romagna, Tele Romagna. Se fosse l'unico caso di un giocatore che sul tabellino finisce con il nome e non con il cognome, giusto per semplificare, credo, perché è così più o meno. Cioè, Saber è il tuo nome? Sì. No, mi conoscono tutti come Saber. Esatto. Sulla maglia sempre scritto Saber, quindi questo è. Benissimo, ecco, così abbiamo chiarito. Sì, sì. La tua storia, poi veniamo a quella più recente sul Padova, come ha detto Massimo, come diceva Enrico, la vittoria della Coppa d'Italia. Però è una bella storia che parte da Mazzara del Vallo, giusto? Sì. Ti racconti un po' come tutto il tuo percorso. Tu sei di origine tunisina. Sì, sono di origine tunisina, sono nato lì a Mazzara del Vallo e ho iniziato a giocare lì fino ad arrivare a giocare, ho fatto la Serie D e poi l'Eccellenza. E poi mi sono trasferito a Chiavari, a Lentella, e poi da lì siamo arrivati fino a qua. I tuoi genitori si erano trasferiti? Sì, i miei genitori si erano trasferiti lì per lavoro. E tu sei sempre vissuto in Italia? Esatto. Trampolino di lancio? No, penso sia stata Piacenza. No? Piacenza ho fatto un salto che, cioè, comunque mi aveva comprato il Carpi in Serie B e poi da lì ho fatto dei campionati di C, tutti a un buon livello. E sei sempre andato vicinissimo gli ultimi 3 anni a salire, no? Quella benedetta Serie B, che è un po' l'obiettivo di quest'anno, quindi sono sicuro che reincarna la voglia di vincere, la rivincita, anche di prendersi delle, appunto, rivincite sulle ultime 3 stagioni, ci metto anche quella del Covid, che lì stava andando bene, se non sbaglio, no? Sì. Sì, sono stati 2 anni, gli ultimi 2 anni sono stati quelli più pesanti, diciamo, dai, l'ultimo forse il peggiore, però questo è il calcio, una vince e l'altra non vince, quindi i giocatori ci rimangono male, come ci rimane male la società, però ormai è una situazione archiviata, si pensa a quest'anno e si pensa a fare il massimo quest'anno. Quindi immagino che tu
poi ben abbiamo un po' di fame, voglia di vincere, perché insomma quel traguardo lì è sempre sfumato proprio per dettaglio, un rigore 2 anni fa e una partita sbagliata quest'anno, no? Sì, sono state 2 partite, poi anche il campionato, cioè lasciamo stare i playoff, anche il campionato comunque eravamo arrivati quasi lì e poi non ce l'abbiamo fatta. Stanno speriamo di vincerlo, punto. Per forza. Sì. Stefano Benzoni è adesso il cardino di Susini. Poi la tua descrizione tecnica, tattica, pregi, difetti, più pregi ovviamente, che difetti, ti scopriranno. No, io sono un giocatore dinamico, un giocatore molto generoso, e i pregi non li dico e manco i difetti, poi li vedrete voi. Scusami, i pregi non li dico? E neanche i difetti. Due anni di Padova, di là, come è andata a finire, cosa ti hanno lasciato, visto che male hai sempre giocato? Anche l'anno di Capi, dove fatto con Cesena hai sempre fatto ottime partite. Io ricordo la prima giornata con Carpi, la Carpi, avete disintegrato il Cesena, no? Sì, ma 2 anni di Padova mi hanno lasciato tanto, a come cercare di vincere un campionato, come avere una squadra forte, mi ha fatto capire che non basta, serve tanto altro. Che i singoli non bastano, i giocatori forti, sì, ok, li possiamo prendere, però secondo me quello che è mancato a noi non è stato il giocatore forte, è mancato quella fame in più, quella squadra per vincere il campionato, che non ci siamo riusciti forse per quel poco lì che alla fine diventa enorme. È mancata la squadra, secondo me. Questo non vuol dire che non eravamo squadra, però non eravamo squadra al 100%, ecco. Quello che serve per provare a vincere un campionato. Qua hai già giocato, sai cosa significa, ci hai giocato porte chiuse, con i tifosi, insomma. Ci ho giocato, niente. Sì, ci ho giocato col Carpi, non mi ricordo se era, no, forse, no, sì, c'erano i tifosi, col Padova era porte chiuse, sì, però mi ho sempre seguito comunque, perché ho giocato a Imola e Ciofi si era trasferito qui, ogni tanto guardavo, perché il Cesena era in Serie D, guardavo comunque la curva, c'è questo entusiasmo che c'è la gente per il Cesena Calcio, no? Ed è molto importante. Speriamo di portare più gente possibile allo stadio e di farli divertire vincendo le partite. Con Ciofi vi siete sfiorati, giusto? L'anno di Dionisi, poi lui è andato. Sì, sì, ci siamo sfiorati. Praticamente lui gli avevano appena detto che doveva trovarsi una squadra altrove e lui mi diceva del Cesena. Io gli dicevo che forse era una fortuna per lui Cesena in quel momento e poi si è rivelato che ha fatto 4 anni e non so quanti anni qua e ha giocato abbastanza bene. Volevo chiedere 2 cose, la prima, tanti giocatori nuovi quest'anno, bravi, di talento, bisogna metterli assieme, bisogna fare gruppo, è qualcosa che ti spaventa? Questa è la prima. La seconda, le ambizioni che ci sono possono essere un freno o uno stimolo? No, sul primo discorso che ha fatto, giocatori, sì, tanti bravi, però io posso rispondere a questa domanda vedendo gli allenamenti che facciamo, no? Vedendo gli allenamenti che facciamo non sono per niente preoccupato. Cioè, ci alleniamo bene, ci aiutiamo l'uno con l'altro. Poi comunque piano piano si costruisce una squadra, speriamo più presto possibile per arrivare più pronti. Poi cosa mi avevi chiesto per la seconda, scusa? Avere delle ambizioni, essere una squadra forte, può essere uno stimolo o un freno? Ma può essere solamente uno stimolo, penso, cioè
è la cosa bella quando giochi per qualcosa, no? E quindi magari, cioè, avere quell'obiettivo per forza ti deve dare più stimoli. Tu Stefanelli lo conoscevi già, no? Sì. Come l'hai ritrovato? No, no, io conoscevo bene, cioè abbiamo un bel rapporto, quindi... No, ho trovato come sempre una persona educata, una persona seria, cioè bravo nel suo mestiere, e basta, e finisce lì. Ma anche lui abbia spinto al di là della tua voglia, perché si conoscevano, no, le tue caratteristiche, lui magari conosceva anche l'uomo, anche il calciatore, no? Sì, abbiamo passato un anno molto importante, quello di Carpi, comunque, perché c'era di mezzo questa emergenza del Covid. Comunque, quando ci sono queste situazioni, magari si lega un po' di più, anche non volendo, no? con un giocatore direttore, ma sempre nel rispetto dei ruoli, no? Questo. 3-4-1-2, poi non so se Stefano vuole aggiungere qualcosa, mediano, ma volendo anche un pochino più avanti, come tre quarti, considerando che, almeno vedendo le prime partite, lì hanno giocato giocatori come Chiarello, come Berti, comunque molto dinamici e allo stesso tempo non danno riferimenti, una cosa che già Toscano ha sempre sottolineato. Sì, no, per adesso ho fatto il mediano, poi ho fatto una spezzone dietro le punte, però il mister prova, quindi non è presto per parlare dove si può giocare o meno. Poi ti dico la verità, basta che gioco, e quindi a me non mi interessa dove. Cioè, ovviamente il mio ruolo è la mezzala, mediano, però poi quel che viene. Però sull'intensità, che è un po' uno dei tuoi punti, sì, più forti, hai detto bene, sono un giocatore dinamico, direi che il calcio che vuole Toscano è un po' quello che può esaltare le tue caratteristiche, la pressione alta. Sì, il mister ci chiede di essere aggressivi, di giocare alti, di far pressione a tutto campo. Io sono un giocatore che, come dicevi, molto dinamico, e forse potrebbe esaltarmi di più. Speriamo che sia così. Stefano, hai una domanda? Sì, chi è il tuo modello tra i giocatori del campionato di Serie A o quelli... Modello, cioè, non è che un modello, però mi piacciono i vari giocatori dinamici, Barella, Nainggolan, cioè, tanti giocatori che fanno quel tipo di gioco lì. Posto? Grazie. Vai. Ripartire da qua, viene da dire, visto che qua hai vinto la Coppa Italia, lo stadio che era nel tuo destino, evidentemente, il conto Ferrante, però. Sì, 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 un bel ricordo, abbiamo vinto la Coppa Italia di Serie C, speriamo sia di buon auspicio per quest'anno. Uscire dal settore giovanile come quello della Juve, cosa lascia, oltre le etichette che a volte magari possono essere anche un freno, comunque caricare di eccessive responsabilità? Leggevo, venivi considerato come una sorta di Chiellini, no? Un nuovo Chiellini, ecco, sono etichette che personalmente come vengono considerate? No, beh, la situazione della Juve sicuramente ti dà tanto, perché ti mette a disposizione tutto e forse fin troppo per crescere e far bene. Poi queste cose fanno parte del percorso di qualsiasi giocatore, quindi si accettano così come sono. Cioè, quindi quando leggevi di Chiellini... No, sicuramente ho avuto la fortuna anche magari di vederlo da vicino, ed è una fonte di ispirazione, però logicamente lui è Chiellini e io sono un altro giocatore. Però vi siete allenati, cioè tu andavi
Sì, 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 è capitato. Sì, anche, anche l'anno di Sarri, sì. Cosa ti ha insegnato l'allenarti con questi campioni? Ma, sicuramente vedi la cura del dettaglio, comunque il modo con cui affrontano le varie situazioni, sicuramente per un ragazzo può essere di grande aiuto per migliorare. Prendendo il coccolo invece grande, tra virgolette, sei stato un po' sfortunato perché hai avuto qualche infortunio nei momenti forse decisivi del tuo percorso iniziale? Sì, dopo che sono uscito dall'Under 23 sono andato alla Cremonese e ho fatto 3 partite, poi mi sono rotto il piede e ho dovuto finire la stagione. E poi l'anno scorso anche sono stato un po' frenato, ho avuto un problema che sono stato fermo poco, però nel momento in cui c'erano tante partite, quindi ne ho perse parecchie e quindi poi ho deciso di ripartire da qua. Ritrovi diversi compagni? Sì, da Alessandria siamo 4, quindi sicuramente già qualcuno lo conoscevo dall'anno scorso. Sì, sicuramente l'intesa del gruppo andrà migliorando, penso, col tempo, però comunque c'è un bel clima, ci alleniamo bene, quindi possiamo solo che migliorare, questo penso sia così. Nella tua formazione c'è un allenatore che ha avuto un peso specifico importante? Ma sicuramente penso Pecchia, che ce l'ho avuto nell'Under 23, dove abbiamo fatto una bella stagione, poi ce l'ho anche avuto a Cremona, sicuramente mi ha fatto crescere tanto, penso. Qui arrivi in un reparto dove c'è comunque una bella concorrenza, no? Siete tanti profili, anche diversi, magari qualcuno un po' più esperto. Sì, sì, penso che siamo tanti, tutti bravi. Però penso anche che per fare un campionato di vertice dobbiamo essere tanti e forti, quindi penso sia giusto così. Cosa ti piace fare quando non giochi o quando non ti alleni? A me non me l'hai fatta, secondo me. Te lo volevo fare. Ma cose normali. No, ormai è andato. No. Cose normali, non so, niente di particolare, non ho un hobby preciso o un qualcosa che faccio in maniera costante. Studi? No, adesso ho finito, sono diplomato e sono, magari sempre in tempo. Adesso mi tocca rispondere. Sì. No, io stare con la mia famiglia, stare con la mia compagna, mio figlio. E poi quello che viene, ci godiamo la giornata. Quanti anni hai? 7 anni. Saranno più a Cesena con te, sì. Ovviamente. Dove li devo lasciare? Le aspettative dopo queste stagioni un pochino spezzettate, diciamo, no? Al di là degli infortuni, anche con continuità in campo, quali sono? Cesena ti ha fatto un contratto di 2 anni, no? Sì, sì. No, era quello che volevo. Comunque andare sempre in prestito penso sia una cosa non sempre il massimo. E mi piacerebbe comunque andare in una squadra come può essere il Cesena e starci per più tempo. Anche perché comunque per questione uno arriva, a tempo che si ambienta, magari dopo 5-6 mesi deve andare via, non è mai facile.